Ma che deficiente. Ma rischiato, eh. Io se ero con l'altro in moto facevo inversione e tornavo a pestarlo. Guarda, spero che torni indietro, perché quello lì si è visto la morte in faccia. Ciao fans! Ciao fans! Allora, questo pezzo introduttivo solo per dire che il prossimo video fa un po' schifo, perché purtroppo... Bello. Sì, lo guarderanno sicuramente. Vabbè, tanto non lo guarda lo stesso. No, non è vero. No, è che la verità è che la Sony non bugga mai, però a questo giro si vede che non abbiamo cambiato le batterie in tempo, si è spenta male e ha chiuso male il video di Luna. E quindi questa parte di giro non c'è nel suo video né nel suo audio. Wow, che bello! Infatti il video è venuto abbastanza brutto, però è comunque un pezzo di... cioè, era il passo più bello della giornata, forse. No, il più bello no, però era uno dei più belli e mi dispiaceva tagliarlo completamente. Quindi sarà un video un po' brutto, ma è comunque parte della nostra vita. Wow, che parolone! Beh, buona visione, anche se in realtà non sarà buona. Meanwhile, ci sei? Beh, mancano 13 km e segna mezz'ora alla vetta del Sustempass. Che puzza di freni bruciati. Ma è Luna che iniziano i tornanti. È andato a fuoco un impianto frenante. Sì, ma proprio pesante, pesante anche. Ah! Che prepotenza. Beh, uno ha fatto segno di andare piano, eh. Uno di quelli che c'era fermo al semaforo. Ma che deficiente. Ma rischiato, eh. Io se ero con l'altro in moto facevo inversione e tornavo a pestarlo. Guarda, spero che torni indietro, perché quello lì si è visto la morte in faccia. E quello là non è passato a cannone davanti alla polizia? Ehi, tu ti metti proprio dietro in scia? Dai, velocità, vai avanti. Guarda qua che figata. E guarda la quanta neve. Qua immagino sia dove lo chiudono d'inverno. Mi si è appannata la visiera. Mi è piaciuto l'entusiasmo. E freddo sì, perché quei 15 gradi alle 4 del pomeriggio a metà luglio si sentono tutti. Tra l'altro occhio che la targa è ancora intestata a me, eh. Ma io ho il filmato. E la madonna, cos'è che cascata è quella roba lì? È uno squirt potentissimo. Ma però è figata, eh.
Che poi la cosa strana è che dice 2,8 km, 22 minuti. Ma posso metterci 22 minuti a fare 2,8 km? Ma neanche a piedi. Fermati sull'asfalto però, eh. Terrazza appena prima del Sustempass. Fatela a ghiacciaio, metà luglio, ghiacciaio perenne, figata, laghetto sotto. Moments later. Qua ci fermiamo a mangiare. Comunque sì, ghiacciaio veramente spettacolare, guarda lì che roba. Siete proprio anche il salto del ghiaccio dove si sarà staccato, pazzesco. Laghetto sotto, verde, sempre stesso colore. Comunque a me quelle strade qua mi gasano un sacco. Vero, non puoi andare forte, ma... cioè, questa è proprio l'esplorazione. E poi purtroppo li abbiamo finiti, i passi che non abbiamo ancora fatto. Dice che ci vogliono 19 minuti per fare 270 metri. Lo vedo un po' confuso. Non lo so. Perché c'è troppa gente? Sì, in effetti è bruttino, come cima. Beh, comunque, fans, questa è la cima del Sustempass. Niente di che. Quei cantieri qua. Qua c'è un self-service bar. Aspetta che devo far continua. Mica che bordello il Duke. Beh, guarda che, però che figata la strada. Ah, Uri. E il cantone. Vai, passalo. Comunque le linee bianche evitale perché sembra di andare sul sapone. Mi sono già cagato addosso 2 o 3 volte. Oh, guarda le pecorelle. Agnellini. Beep beep, motherfucker! Ma Luna, mi fai passare che li supero tutti? Hai visto? Non è servito. È solo la mia presenza che li ha fatti decidere ad andare. No, ha sentito la pressione. Come quando lo punti da dietro. Dice che manca 1:28 al novena. Beh, ci sta però, questo è lontano. E devi fare anche il Gottardo in mezzo, eh. Puoi deambulare per piacere? Non so più come fare. Ma se vado a 60 all'ora! Ma dai, vai, supera! Caccia palle che non sei altro. Figa, la strada è larghissima. Vado a 60 all'ora, vai forte, ci sono le macchine. Vabbè. Bene, fans, siamo arrivati giù anche dalla discesa del Sustempass. Siamo a Main. Che, boh, non so, comunque giù dal Sustempass. Pedierolo, Lugano, Gotthard. Sì, vedi, Andermatt. Ah no, siamo ancora prima, mancano 10 km Andermatt. 1 hour later. Bene, fans, sono le 4:30 del pomeriggio. Non abbiamo trovato neanche una panchina su cui fermarci a mangiare. E quindi ci fermiamo qua. Potremmo sederci sul cemento, hai ragione. Ciao fans, ci siamo fermati a San Gottardo a mangiare i panini e Luna sembra tipo un misto tra un templare e il grande puffo.
E niente, quindi adesso finiamo di mangiare panini, il pranzo alle 5:20 di pomeriggio. Hai cambiato sasso perché puzzavo? Ah ok, pensavo avessi cambiato sasso perché puzzavo, vabbè. Comunque adesso finiamo di mangiare alle 5:30 del pomeriggio, 5:20, non so più neanche che ore sono. Poi andiamo a fare il novena e ci rivediamo in cima al novena.